installazione della scatola portafaretto nei soffitti o i pareti in muratura. Posizionare i faretti durante la fase di tracciatura dell'impianto elettrico, per quanto possibile, al centro dell'laterizio. L'operatore edile, addetto in cantiere, eseguirà i fori sul laterizio il più precisamente possibile per non complicare le successive operazioni di stuccatura. Tagliare completamente anche i piedini d'appoggio della scatola non necessari per questo tipo di installazione. Scegliere il diametro più appropriato al faretto da installare e tagliare la scatola in corrispondenza delle fratture già predisposte e serigrafate. Se possibile, ma non indispensabile, aprire qualche foro di areazione predisposto sul coperchio della scatola per meglio favorire la dissipazione del calore attraverso le cavità del solaio. Se il faretto da installare è particolarmente profondo, alzare il coperchio della scatola nella posizione superiore. Allungheremo così la stessa di 3 cm. Se il faretto da montare è piccolo, oppure le condizioni di installazione richiedono un contenitore di dimensioni più limitate, tagliare la scatola lungo la linea predisposta ed incastrare il coperchio nella posizione inferiore. Ridurremo così la profondità della scatola di 3 cm. Quest'ultima tipologia di scatola ribassata consente il montaggio dei faretti anche nei mattoni forati di soli 8 cm più intonaco. Inserire l'applicatore nella scatola e bloccarla ruotando il perno. Appoggiare il treppiede alla scatola e stringere l'apposito pomellino. Tramite tasselli provvisori posizionati nelle apposite asole dell'applicatore, appoggiare il tutto al soffitto grezzo e mantenere così posizionata la scatola. La particolare configurazione del sistema applicativo consente un rapido e preciso posizionamento della scatola ad un centimetro esatto dall'laterizio,
lasciando così lo spazio necessario per il successivo intonaco. È agevole l'uso contemporaneo di più applicatori. Fissarla con schiuma poliuretanica o malta cementizia ad indurimento rapido. La schiuma poliuretanica va usata in minima quantità. Attendere l'essiccazione e recuperare il sistema applicativo che sarà così idoneo per infinite applicazioni. Ricordatevi di individuare preventivamente a parete il punto dove installare la scatola dedicata al trasformatore, se necessario. Eseguire le linee di collegamento in bassa tensione fra trasformatore e farette, con cavi opportunamente dimensionati. L'operatore edile che preventivamente ha effettuato il foro nel laterizio provvederà alla successiva stuccatura della scatola prima del conclusivo intonaco. Se si sceglie di installare il trasformatore all'interno della scatola portafaretto, utilizzare la scatola TECPF03T. Inserire poi, a montaggio avvenuto, il trasformatore all'interno della scatola. Ricordarsi di apporre sempre l'apposito coperchio di separazione fra il trasformatore e il faretto per evitare trasferimenti di calore.